Diva, l'hai chiamato contattato? Non mi ricordo il nome. Burdi, Burdi, non so che. Stavo dietro a Cito, non a Cito. Vedi, perché tanto lo sai, ci sta sempre pure la mia. Io lo prenderei sempre Safari, comunque. Cioè, spendere 50, spendere 70, 80, ma tieni una cosa che perlomeno si convinte quella che ti... Non troppo che ti buca, Luca. Incredibile che lui ci sta in difetto. Andiamo? Voglio richiasa. Thank you.
quanto sfilavi di più. Incredibile la velocità che hai pigliato in un niente. Hai preso tantissimi metri proprio. Ma non sentivo proprio il prete. Però lo sentivo, però lo camminavo troppo. Senza frenare. No, chi ha frenato? Sottratto può frenare. Io ho anche il vantaggio, vedo le marce la prima lunga. Mi è subito piglia velocità. No, ma hai fatto papà, aiuto più a rocca, non poco. Che stavo parecchio distante. Qua ho perso un po' di sensibilità con la moto. Cioè questo tratto qua l'ho sentito un po' più dura avanti. Perché il terreno qua è più duro. E comunque sulla pietraia, io effettivamente, tu mi dicessi il fatto dello stare seduto, sto facendo seduto veramente. Pensavo che stavo, ma proprio lo sfioro la sella. Ma sto seduto letteralmente. Non lo fa seduto. Ma sai prova perché? Ho provato, perdo l'anteriore. Cioè come mi provo ad alzare? Mi aggrappo allo sterzo per stare in piedi, per mantenermi. Lo sterzo tu. E prova a tenerti con le gambe e buttare il corpo sullo sterzo. Perché. Prova non a tirare, ma a tenerti così, un po' inclinato in avanti. Troppo basso probabilmente. Per fare questo che dici tu. È bene se ti abbassi davanti. Pure per la schiena, perché non acchiappi i colpi sulla spina dorsale, stando un po' inclinato in avanti. Quando salti, scatto il culo. Perché come sto aggrappato, perdo il controllo della moto e mi stanco. La cosa lo stesso di mantenerlo così, come se dovessi solo regolarlo, fargli fare la strada sua a salire. Invece io se sto seduto faccio così. È perché tu ti mantieni col sedere. Invece prova a stringere le ginocchia alla moto e tieni stretto con le gambe. Però le braccia devi cercare di lasciarle. E io per lasciarle ho adottato il sistema di stare seduto, che è tutto. Luca. Ma sto parafango ti sei lanciato proprio? Ti ha rotto il freno? E come neanche si è rotto? Sei da sopra, ma ti serve una mano? Hai finito, stai lungo. Ma Rubi, dimmi lui. Sotto all'altro. Azz. E come tornammo là? No, sta venendo lì qua. È accaduto, è rotto il paramano e il freno di dietro. Freno di dietro? Buono, me la maroccio. Mo' state comunicando a una bella distanza, E che... come riesci a frenare col freno di dietro? Ma fai attenzione che col freno davanti si sciolì, mo' facciamo l'ambiente c'è tornato. Come siamo qua? Sì, la torniamo. Ma il giro nuovo da dove inizia? Iniziamo dopo Grazzano. Dopo Grazzano. Abbiamo abbandonato il giro. Giù portato. Poi l'abbiamo tagliato. Ma direttamente là, ma comincio a contrarre. No, diceva Gino, porta male fare questo giro, non riusciamo mai a farlo. Allora bisogna partire dal fiume in secca e continuiamo. Esatto. Dalla macchina ce ne saremo subito di qua e ci andiamo di là. Dalla macchina facciamo questa parte qua. No, dalla macchina saliamo dalla vecchia salita, arriviamo in fondo. Ma pure qua possiamo farci solo questo tratto, perché tu hai detto troppo presto tornarcene a casa. Sai, in fondo là, si vede un po' tutto proprio. Se guardi all'orizzonte dove vedi. Sotto all'albero, non mi sento. Dicevo sotto all'albero. Pure io a volte parlo con te. Prima ti dicevo pure che amo di certo dove scartava parecchio dietro. Sì. Ma se fai così fa asciugo, non sta facendo. Almeno si ferma, capito? Si stabilizza. Ce la fai Luca, tutto bene? Oggi stanno facendo un mondiale? Domani sta qua. Ah, domani? Sì, perché sta. Stanno facendo il proprio mondiale. Tutto bene? Ma che è un cuculo? Non so che animale è, però. Che è un cuculo, cucù! Comunque funzionano bene adesso, non so che succede, forse l'aggiornamento dell'aria. Una cagna di frequenze. Io ho fatto l'aggiornamento, lui no però. Però già così è meglio. Peccato che non c'è pure voi, perché a parlare a quattro è ancora più divertente. Sai come rispottevo da che lo tratta che l'altra cosa? Io parlavo con Rocco, dicevo mira chi lo come aspetta che passa, e mo passa, aspetta. Ma dobbiamo pure divertirci un po' a modo nostro, voglio dire. Cioè, come si dice, i caroli dei nipoti, noi altri. Meno altro. Che guarda, Achille, che sta facendo che male a tutti? Non lo sento mai, stai parlando di solista. Che stai dicendo? Che dici? Sta il telefono, perciò non lo sento. Che mi ha interrotto la comunicazione.
Tilla è destra qui, telefono a coppia là. Sì, vabbè, è proprio una... Cioè, come se ti devi concentrare completamente. Sì, ma come fai a stare qui telefono? Comunque pure Luca non parla male. Lui con il tanto dice una parola, perché questo non perde, che non ci sei più. Dici ci sono. Cioè questo vuole stare più vicino all'ho perso, perché sta la montagna. Sta la collina in mezzo. Cioè è vista, ce la fa. Ma quando ma sono quello passati... è il bello di stare a 4, è proprio questo. 4 e 5 che fa da ponte, che puoi fare anche lo scollinamento. Quando vi deciderete? Sto buttando tanto soldi, queste cose non puoi cagnare. Guarda, senti, vorrei pigliare certi in grip, no? Però perché... cioè, a mio mugello! Non puoi mi cagnare cosa! Mi soldo non cagnare niente prima, ma puoi il mio mugello! Cioè non cazzo lo usiamo tutte le settimane, lo usiamo, un mugello una volta all'anno, una volta in dalla vita, ma anche una volta all'anno, una volta in dalla vita. Esatto. Chi li fai? Perciò ci fai. Ho capito, però fate prima le cose più necessarie. Che tutte le settimane te li investi cosa vuoi. Come va? Aggiustata la leva. Ma se ne è sceso? No, si è scattato proprio il sistema, il tubo. Un tubo? Il tubo, qualcosa è successo, comunque a fine corsa la leva. E non frena niente. Vogliamo provare a fare un po' di spurgo? No, sentite, quando frevi fa... Sarà bucato l'auto. Ehi, che? E te ne problema la motocicletta? Te ne freno tutti i reti? O paramano? O paramano non c'era una volta un paramano? Vabbè, facciamo ce l'abbiamo là e ci torniamo a casa. Facciamo un saggiatore? Sì, poi ci torniamo a casa. Un po' gambetto, c'è l'inserito, non sei più freno. Il non sei più Sì, da fare, sì. Thank you.
bagnato, non può stare. Entra e esce almeno. Però io tendo un punto, uno dei punti più difficili. Non ti fermare, non ti fermare, continua a camminare. Ma anche di lato, e poi ti... Impossibile. Pronto? Ehi! Ecco.
Dove sali?